Ciao a tutti ragazzi, visto che siamo in periodo natalizio, Uni ci ha chiesto di fare una pizza natalizia appunto e ci ha suggerito di utilizzare un ingrediente tipico natalizio che è appunto il cotechino. C'è da dire che il cotechino non è un ingrediente che si usa spessissimo sulla pizza. Però riusciremo a farla anche con questo. Perché siamo due persone serie. Serissime. Prima però di preparare gli ingredienti, iniziamo con l'impasto. Vabbè. Faremo un impasto semplicissimo, utilizzeremo 1 kg di farina, 650 g di acqua, 20 g di sale e 3,5 g di lievito fresco. Come prima operazione vado a mettere 20 g di sale all'interno della farina. Mischio un poco il tutto e poi vado a sbriciolare i 3,5 g di lievito fresco. In questo modo. A questo punto possiamo mettere l'acqua tutta quanta insieme, 650 g. E adesso non dobbiamo fare altro che mischiare tutti quanti gli ingredienti tra loro. Non è importante che l'impasto risulti liscio ed omogeneo, l'importante è che non ci sia farina libera all'interno della ciotola. Una volta mischiati tutti quanti gli ingredienti possiamo andare a coprire il nostro impasto. E lo mettiamo a riposare in frigo per circa 40 minuti. Dopo 40 minuti in frigo possiamo prendere il nostro impasto, che si presenta così, e possiamo prendere a lavorarlo con le mani. In questo momento stiamo rinforzando il nostro impasto, che come vedete è lavorabilissimo, cioè non appiccica minimamente alle nostre mani. Ecco l'impasto come si presenta alla fine. È bello liscio ed omogeneo. Lo copriamo nuovamente e attendiamo un'ora perché si attivi la lievitazione. Dopodiché lo andiamo a rimettere in frigo per 12/24 ore, a seconda di quando siete più comodi. Quindi noi ci vediamo domani. Allora, dopo il riposo in frigo abbiamo porzionato l'impasto in panetti di 250 grammi, adesso stanno già lievitando, e riposeranno per circa 5 o 6 ore a temperatura ambiente, quindi prepariamo gli ingredienti nel mentre. Anzitutto utilizzeremo il cotechino. È tradizione mangiare il cotechino con le lenticchie, quindi utilizzeremo anche le lenticchie. Si dice che portino soldi, quindi noi ce le mettiamo. Un poco di fior di latte che non deve mai mancare, delle patate e delle noci. Iniziamo dal cotechino. Allora basta metterlo all'interno di una pentola con dell'acqua fredda e poi si porta l'acqua ad ebollizione. Ora, siccome questo cotechino qui è precotto, sarà pronto in circa 20-30 minuti. Se invece fosse stato un cotechino fresco poteva volerci anche 2 ore, 2 ore e mezza, poi dipende anche dalla pezzatura. Comunque, mentre il cotechino si cuoce, noi ci prepariamo gli altri ingredienti. Passiamo alla patata. Dopo aver lavato le patate le andiamo a tagliare a cubetti abbastanza grossi e preferisco tenere anche la buccia perché dà un pochino di consistenza in più. Adesso le andiamo un pochino ad insaporire. Mettiamo prima di tutto dell'aglio. Lo andiamo a schiacciare e lo mettiamo così. Un poco di rosmarino, un poco di sale, una grattata di pepe e una innaffiata di olio. C'è un profumo, signori, che è qualcosa di... E mischiamo tutto quanto insieme, di modo che tutte quante le patate siano aromatizzate, condite. Una volta condite tutte le patate, le mettiamo all'interno del forno preriscaldato a 180 gradi. Ed ecco qui, signori, il nostro cotechino, bello che è pronto. Guardate qua, un aspetto meraviglioso. Adesso dobbiamo andare a togliere tutta quanta questa qui, la pelle. In realtà si può togliere, vedete, comodamente anche con le mani. Adesso lo andiamo a tagliare sempre a tocchetti piuttosto spessi. Questo è lo spessore da ottenere, vedete, sono cubetti però né troppo piccoli né troppo grandi, una media dimensione. Il cotechino è pronto, le patate sono in cottura, adesso ci andiamo a preparare le lenticchie. Per le lenticchie mettiamo un pochino di olio in una padella, schiacciamo dell'aglio e lo lasciamo soffriggere. Possiamo inserire le lenticchie. Più sono le lenticchie, più sono i soldi che arriveranno, quindi ho abbondato. Alla fine non dobbiamo fare niente, dobbiamo farle cuocere e girare un pochino. Una volta cotte le lenticchie le mettiamo all'interno del frullatore e aggiungiamo un pochino di olio e iniziamo a frullare. Per farla venire più cremosa mettiamo anche un poco d'acqua. Bene signori, abbiamo preparato tutti quanti gli ingredienti, adesso ve li faccio vedere. Qui c'è il nostro cotechino, meraviglioso, guardate qua. Abbiamo sbucciato le noci, guardate questa crema di lenticchie. Fior di latte e guardate queste patate, meravigliose. L'impasto pure è bello cresciuto, come vedete. Adesso andiamo a fare un check del forno e poi cuociamo le pizze. Siamo a 420 gradi, direi l'ideale per il tipo di impasto che abbiamo fatto. Ecco il nostro panetto, guardate qui, è meraviglioso. Possiamo quindi procedere alla stesura della nostra pizza. Portiamo tutta quanta l'aria verso il cornicione, come vedete. A questo punto possiamo lavorare la pizza con la tecnica dello schiaffo per finire di allargarla. La nostra pizza estesa possiamo passare alla farcitura. Mettiamo al centro una bella crema di lenticchie che sarà la base della nostra pizza. È un po' come il pomodoro nella margherita, in questo caso però stiamo utilizzando la crema di lenticchie. Poi andiamo a mettere le lenticchie che abbiamo cotto e non abbiamo frullato
in questo modo, quindi abbiamo la lenticchia sia cremosa che leggermente croccante. A questo punto possiamo aggiungere il cotechino, magari non mettiamone troppo perché non è un ingrediente particolarmente magro, una manciata di fior di latte e per finire un giro d'olio. Meraviglioso! Le patate invece le mettiamo all'uscita perché sono ancora calde. Possiamo andare in cottura, quindi chiamo l'aiutante di Babbo Natale, Antonio, il mio elfo. Allora, per la cottura stiamo utilizzando una pala forata da 30 cm. La comodità di queste pale è che, essendo forate, si può fare questo movimento per scaricare la farina in eccesso. Adesso Antonio continua ad allargare la pizza sulla pala, vedete, completando così la stesura del panetto. E una volta coperta tutta la superficie della pala, possiamo andare in cottura. Abbassiamo la fiamma di circa un terzo prima di infornare e andiamo in forno. Faccio vedere come è posizionata la manopola. Abbassare la fiamma ci consente di non dare una cottura eccessivamente violenta alla pizza. Utilizziamo il palino da girata, ovviamente, per la cottura. Ed eccola qua, signori, guardate che spettacolo, e non è ancora finita. Per completarla, sulla pizza ancora calda vado a mettere le patate. Tocco finale per dare un pochino di crunch a questa pizza, andiamo a mettere anche delle noci. Guardate qui che struttura questo impasto, bello vuoto. Voglio far vedere anche la cottura sotto, che è proprio perfetta, come vedete. Andiamo con l'assaggio. È Natale! È fantastica. È interessante anzitutto il fatto che ci sono tanti sapori diversi e poi il gioco di consistenze tra il croccante e il cremoso. Bellissimo. Bene, signori, con queste meraviglie vi auguriamo buon Natale! Ciao a tutti! Ciao! Vi vogliamo bene!